Arte e diritto. Gli studi legali d'arte in Italia. L'attenzione al mondo dell'arte e al suo mercato ha portato numerosi professionisti ad approcciare la tematica. L'arte ha delle problematiche specifiche che devono essere affrontate da professionisti con esperienza nel settore. Per questo, anche gli studi legali, e quindi gli avvocati, hanno iniziato a studiare e approfondire le necessità di artisti, collezionisti e gallerie. E sono sempre più i casi in cui i grandi studi legali danno vita a vere e proprie collezioni, con aspetti di fruizione pubblica e di valorizzazione culturale, dedicate ai propri clienti, ma non solo. Sono sempre più numerosi i grandi studi che aprono settori dedicati all'arte. All'interno di questi, spesso guidati dal patron o dai partners principali, aprono e danno vita a collezioni e servizi specifici per il settore. Oggi artisti, collezionisti, gallerie, musei hanno sempre più bisogno di un supporto anche di tipo legale, offrendo servizi e consulenze per la tutela del proprio lavoro, per la difesa in caso di truffe, di falsi, o ancora per l'expertise in alcuni campi, o per l'esportazione delle opere, o ancora per la redazione o la mediazione di contratti. In Italia, uno dei primi studi a dedicare un settore dedicato all'arte è stato Negri Clementi Studio Legale Associato, recentemente premiato come studio legale d'arte dell'anno, nonché proprietario di una grande collezione che a breve sarà aperta al pubblico. Il limite quindi tra servizi professionali, passione e fruizione è molto sottile. In questo caso non vi è nulla di male, anzi è un aspetto assolutamente interessante e da valorizzare. Spesso guidati da grande passione, i fondatori di questi studi o i partner, al pari di altre professioni, uniscono passione e lavoro in un qualcosa in cui sono ovviamente e prettamente formati ad un'altra di cui sono appassionati. Utile e dilettevole. E tutti noi possiamo godere di questo aspetto con grandissime collezioni curate e soprattutto perfettamente catalogate ed esposte. Per questo, in occasioni di grandi eventi, pensiamo al MIART a Milano o in altre fiere, gli studi legali aprono al pari delle gallerie con vere e proprie esposizioni, ovviamente quasi sempre legate alle proprie collezioni, offrendo un'opportunità ad appassionati, artisti e collezionisti di poter entrare in questi grandi studi, offrendo l'opportunità di visionare opere altrimenti irraggiungibili. Questa è una grande opportunità anche per gli artisti. Seppure non sia prettamente quella l'occasione di presentarsi, è comunque un'opportunità per conoscersi ed incontrare numerosi appassionati e professionisti che visitano le esposizioni e gli eventi. Nonché è possibile visionare anche che tipo di collezione ha, perché potrebbero essere loro stessi per voi dei possibili collezionisti, o magari diventare voi loro clienti. Alcuni di questi fanno vivere le loro collezioni in maniera organica e quotidiana all'interno dei propri studi, creando quasi dei piccoli musei, nella quale è possibile quotidianamente, per i loro clienti, visionare le opere, quasi sempre accompagnate da cataloghi, curatele e testi a supporto, o addirittura con referenti e curatori in loco quotidianamente. Possiamo citare l'avvocato Giuseppe Iannaccone, la cui collezione spazia tra arte moderna e contemporanea, non disdegnando la fotografia ed installazioni. O ancora NCTM Studio Legale, la cui collezione è formata da opere commissionate su misura per lo studio, la cui responsabile è la storica dell'arte Gabi Scardi. Parlare d'arte è un'occasione di confronto, ma anche di business. Per questo sono sempre più numerosi i casi in cui si organizzano conferenze legate alla tematica specifica, come per esempio LCA Studio Legale, organizzatore dell'incontro annuale Law is Art, in collaborazione con grandi partner ufficiali, tra cui MIART, AXA, Acacia e Apice. Un'occasione quindi per aggiornarsi e parlare di arte anche sotto altri aspetti. Anche i più importanti studi legali internazionali affrontano la tematica con settori dedicati. Pensiamo ai Waders o ancora allo studio Chiomenti, che da poco ha aperto la sezione italiana guidata dall'avvocato Angela Saltarelli. Gli studi legali d'arte in Italia sono grandi professionisti allo studio dell'arte. E tu, quale avvocato scegli?